Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo della comunicazione non verbale legata al canto. Cantare in libertà. Come ben sappiamo, la comunicazione non verbale è una scienza che studia i movimenti del corpo e quello che è il loro significato. Ad esempio, se noi affermiamo una cosa, gli esperti di comunicazione non verbale sanno dirci se noi stiamo dicendo una cosa vera oppure stiamo mentendo. Ad esempio, se pronunciamo la parola sì e con la testa diciamo di no. Sei d'accordo con me? Sì, tantissimo. Questo significa che forse non siete proprio d'accordo con quello che uno vi sta dicendo. Infatti, se noi siamo tristi o se siamo allegri, felici, dal nostro tono di voce, questo si capisce. Non ho mai sentito dire nessuno: "Oh, che bella giornata!" Si capisce dal tono della voce che quello che dice non lo sta in realtà pensando. Inoltre, quando si parla, nel momento in cui noi siamo euforici, felici, entusiasti, la nostra voce tende ad andare più in alto. Ui, ciao, come stai? Se incontriamo una persona di cui ci fa piacere, mentre se abbiamo avuto una giornata un po' triste, la nostra voce va giù. Oh, mamma mia, mi è successa sta cosa. E quindi siamo un po' più cupi. Anche una semplice parola tipo un ciao racchiude in sé tantissimi significati. Vi faccio alcuni esempi. Ciao. 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 Nelle canzoni succede la stessa cosa. Proprio per questo le canzoni scritte bene rispettano questo andamento della voce. Ad esempio, Mia Martini. Gli uomini non cambiano. Si sente questa voce che è un po' triste perché racconta una tristezza. Invece, se cantiamo Quando nasce un amore di Anna Oxa, ad esempio, è un'emozione nella gola, da quando nasce, quando vola. Si capisce che lei tende ad andare su perché c'è questa felicità di quando nasce un amore. Quindi, proprio come fanno anche gli attori, cerchiamo di portare la nostra voce a una tonalità congrua a quello che stiamo dicendo nelle canzoni. Altrimenti si scoprirà che non pensiamo quello che cantiamo. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.